Ritorna il sereno sui mercati europei dopo la frenata delle borse asiatiche che ieri hanno conosciuto una giornata nera. Piazza Affari si conferma in buon rialzo. Anche oggi la borsa di Atene è rimasta chiusa, ma in Grecia sono ripresi i negoziati sul debito con i rappresentanti dei creditori. Occhi puntati sul Campidoglio. In tarda mattinata il sindaco di Roma Ignazio Marino annuncia la nuova giunta. Nelle ultime ore il passo indietro di Selge ha garantito un appoggio esterno. Anticipazioni sul nuovo assessore ai trasporti dovrebbe essere il senatore Dem, celebre per le sue posizioni contro i Notav, Stefano Esposito. Il premier Renzi intanto in una lettera sul Messaggero stamane invitava Marino dia un segno. Rimaniamo a Roma, un operaio è morto dentro un tombino nella notte durante una verifica su una perdita d'acqua. Il 53enne operaio della CEA si era calato per un controllo ed è stato ucciso forse da inalazioni di gas o da carenza di ossigeno. Sulla vicenda indaga la polizia. C'è un indagato per l'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio di Modugno del 24 luglio scorso che ha provocato 9 morti e 2 feriti. Si tratta di Antonio Bruscella, uno dei 3 titolari della ditta e unico illeso. Sarebbe un atto dovuto per la nomina di periti. La procura di Bari ipotizza il reato di disastro colposo. Medio Oriente resta alta la tensione dopo gli scontri domenica alla spianata delle moschee. 50 coloni israeliani sono stati arrestati dalle forze di sicurezza a Ramallah perché si sono opposti allo sgombero di un edificio occupato che deve essere demolito. Scontri all'alba tra polizia e centinaia di giovani che si rifiutavano di sgomberare. Beni per 11 milioni di euro sequestrati dalla DIA di Napoli a un imprenditore arrestato nel 2000 ritenuto legato alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. L'uomo forniva appoggio logistico agli affiliati al clan e importava anche armi dall'ex Jugoslavia che metteva a disposizione dei criminali.